Bitcoin si mantiene stabile dopo l'up della scorsa settimana, però resta ancora al di sotto del canale ribassista che ha bloccato tutta questa fase dei mercati delle cripto dalla metà di aprile 2023. Bene, ciao a tutti, bentornati su questo nuovo video. Oggi parliamo un po', facciamo un recap un po' di tutta quella che è la situazione attuale, quindi un video solo di analisi. È un video anche importante perché, ragazzi, ci sono due view che bisogna andare a ragionare e a vedere insieme. Una view, sono entrambe molto importanti e sono anche particolarmente significative per chi vuole in questa fase magari andare a prendere una posizione sul mercato in vista magari di un eventuale possibile breakout proprio di questo livello di canale ribassista, livello di canale che già vi dico da subito ha mantenuto molto tempo il Bitcoin all'interno di questa struttura ribassista, un po' troppo forse rispetto alla natura di questi canali che sostanzialmente non durano tanto, ragazzi. Perché? Perché sono poi dei bancomat. Ho fatto un video in Academy dove spiegavo esattamente questa cosa. C'è anche questo grafico che volevo farvi vedere, cioè il grafico del Bitcoin contro il Nasdaq, che ha subito una fase importante. Lo analizzeremo solo da un punto di vista ciclico, ma vedrete, vediamo anche qui la forte fase di ribasso della forza relativa di Bitcoin contro il Nasdaq 100. Questo è anche significativo del fatto che la struttura di correlazione di Bitcoin e Nasdaq è andata a eliminare in questi 2 mesi. Ovviamente poca roba, 2 mesi, però sostanzialmente è anche molto significativo. Analizzeremo su questo grafico anche la questione ciclica. Perché? Perché siamo in uno snodo, ragazzi, cioè siamo alla fine di una struttura ciclica molto rilevante per Bitcoin, ed è una struttura ciclica che potrebbe coincidere anche con una ripartenza dalla quale noi poi abbiamo una serie di risposte notevoli, ma che non possiamo prescindere da tradare, cioè questa ripartenza non può non essere tradata, perché altrimenti il mercato potrebbe spiazzarci in maniera abbastanza importante e quindi poi, una volta che fa magari un up troppo pronunciato, non riusciamo più ad entrare. Insomma, questi sono i giochi, anche perché c'è la questione dell'ETF in dirittura di arrivo. E infatti l'ultimo grafico che andremo a vedere proprio in questa giornata sarà il rapporto di cambio tra ETH BTC, rapporto di cambio tra ETH BTC che in questa fase ciclica, ragazzi, mi impone una prudenza notevole ed importante. Tanto è vero che ho preso una decisione che manterrò fino alla struttura ciclica che vi mostro in questo grafico, e ne parliamo proprio in questo video. E vi dico anche che cosa ho deciso di fare proprio in rispetto di questo grafico qui su Bitcoin. Detto questo, iniziamo con quelli che sono le analisi sui dati macro di questa settimana. Parliamo anche della questione legata alla volatilità di questa settimana e poi andiamo a vedere appunto tutte queste questioni cicliche su Bitcoin. Allora, prima questione, dati settimanali macroeconomici. Non c'è un tubo in pratica in questa settimana. Quindi potete andare in vacanza, andate al mare, chi di voi può farlo, e fine dei giochi, ragazzi, non vi serve in pratica nient'altro. No, allora, scherzi a parte. Allora, oggi è giornata per la liberazione degli afroamericani, se non erro, negli Stati Uniti, quindi sono chiusi. Perciò oggi è giornata a scarsa volatilità, per questo vedete che i mercati in questa giornata non si stanno praticamente muovendo. Mentre invece è da mercoledì c'è qualcosina, cioè parla un po' Powell, che insomma parla di alcune cosette. Non credo che siano giornate da shock, ve lo dico in maniera molto chiara. Quindi probabilmente questa settimana sarà una settimana con una volatilità bassa. Che cosa intendo? Che i mercati saranno fermi? Non intendo, questo lo vediamo tra poco. Intendo che a livello di up and down non dovremmo avere volatilità da news, quindi a meno di situazioni che riguardano esclusivamente le criptovalute, per esempio l'approvazione dell'ETF, no? Magari crociamo le dita, sarebbe una cosa incredibile. Intanto lancio anche la moneta quando lo dico, ragazzi, così vediamo. Niente, oh, non va sta moneta. Cioè, sono 3 giorni, 3 volte che la lancio, non va mai. Vabbè,
Vabbè, detto questo, allora, non credo che queste news diano un po' di volatilità, ma più delle cose contingenti proprio riguardanti le cripto. Guarderemo giovedì le richieste di sussidi, di disoccupazione, le scorte di petrolio, altre testimonianze di Padua e di Powell, però non c'è molto da fare, diciamo tutto rimandato poi nei prossimi giorni. Passiamo invece a quella che è la questione legata alla struttura di Bitcoin. Già vi dico da subito, ragazzi, che in pratica la struttura di rimbalzo da questo livello. Una struttura di trading sul lato long si poteva fare proprio per una questione di scadenza ciclica. Sono sincero da questo punto di vista. Anche essendo stato, diciamo, fuori per tutto il weekend, non sono riuscito a gestire questa operazione nella mia Academy. Tant'è vero che lì ho indicato un altro utente da seguire o comunque diciamo, seguire quelle che erano state le sue operazioni. Però, ragazzi, io insomma, lì per lì, mentre ero in viaggio, l'operazione da trade l'ho fatta. Non l'ho indicata in Academy, cioè, ve la mostro. Non l'ho indicata in Academy perché non riuscivo a seguirla. Quindi, qualora fosse stato urgente uscire, mettere take o stop loss, semplicemente io non avrei potuto darlo in temporale. Ero fuori tutto il giorno, poi non sapevo se avevo linea o meno, eccetera. Quindi, non era corretto dire una cosa che poi non potevo seguire. Questo è materialmente parlando il discorso. Però, adesso vi spiego questa fase di rialza. È intanto solo trading, quindi ho aperto la posizione su BitGet in questo punto qui e l'ho aperta seguendo anche uno dei miei sistemi, insomma, che era lì. È un'operazione che trada un ciclo di natura settimanale su Bitcoin, è stata aperta qui e insomma sta andando abbastanza bene, però ricordatevi sempre che bisogna anche capire quando si chiudono le posizioni, non quando sono in alto, perché quando sono in alto possono andare bene, ma io questa posizione non la chiudo in questo momento, aspetterò questa settimana ed è qua che vi volevo far capire la questione proprio per gestirla ed è un'operazione da trade che deve essere creata esclusivamente, ragazzi, perché c'è un rischio, tra virgolette, che non è un rischio, ma era una cosa positiva, che potesse iniziare da qui una nuova struttura ciclica completamente indipendente dalle precedenti. Quindi io ho aperto questo trade su BitGet, ero veloce dall'app. Tra le altre cose vi lascio il link in descrizione, ragazzi, di BitGet con le super promo che ci sono sempre, mi date la mano, è un link diretto, quindi se non avete questo exchange andatelo a testare, vi lascio il link in descrizione. Questa fase perché era importante da tradare, ma non è finita neanche qui, cioè io ho fatto un piccolo trade lì, ragazzi, ma alcune parti che sono quelle più grosse, le parti hold, sono uscite per uno stop loss che abbiamo preso e quindi abbiamo necessità di rientrare. Perché questa fase, ciclicamente parlando, potrebbe essere stata la fase di chiusura del ciclo trimestrale, nonché anche possibile ciclo semestrale di Bitcoin, però è diciamo questa fase è la fase di snodo. Quando ci sono le fasi di snodo che collegano un ciclo a un altro ciclo che sta iniziando nelle fasi centrali, che sono questi cappelletti, no, ragazzi, le fasi di fulcro, boom, dove la curva gira. Succede un po' di tutto, quindi è un macello. Questo è il discorso. Teoricamente non è mai molto semplice. Ci sono stop hunting, si va su e giù, e questo insomma la dice lunga sulla struttura e la difficoltà di tradare questo tipo di cicli. Però, se non che la mia concezione è che sia stato fatto una struttura creata così, quindi se qui questo minimo può essere indicato come un minimo sufficiente alla chiusura del ciclo trimestrale, io imposterei il ciclo trimestrale diviso in strutture mensili molto più complesse dei soliti mensili che stavamo tradando, cioè con un mensile che non è un mensile, ma è una bisettimanale lungo da 17 giorni, poi un mensile da 25 giorni e un altro mensile da 30 4 e poi il finale da 21. Perché il finale da 21? Sarebbe da compensare, vedete, la struttura rialzista del primo 17. Ora, anche il motivo per il quale questo tipo di logica ci ha sfasato totalmente. Alcuni potrebbero dire, potremmo indicare un mensile lungo 42 giorni, non è un eccesso, ci può stare tranquillamente, ma secondo me è più consono ragionare
e con questo pezzettino che va a chiudere un po' il trimestrale con un mensile un po' più corto. Detto questo, c'è possibilità che questa fase di ribasso, che è iniziata qui, quindi con l'inizio di un nuovo ciclo mensile da qui, se dovesse essere confermata, non sia ancora terminata, e che quindi questi 21 giorni non siano sufficienti a completare la figurazione da questo minimo, e quindi dobbiamo fare un altro dump in questo modo. Allora, questo è il vero pericolo, è il motivo per il quale in questa fase bisogna creare delle strategie di trading e seguirle. Ecco perché vi dicevo, non sono riuscito a indicarlo, ho preferito non farlo, perché quando non puoi seguire una posizione con altre persone, ragazzi, che magari poi sono lì e non so, succede qualcosa. Ora, questa è andata bene, ma poteva andare anche male. Succedeva qualcosa, io non ero lì e non potevo scrivere, non mi sembrava corretto. Insomma, no, questo è molto, molto semplice, una cosa del genere. Però c'è anche da dire che non è sbagliato neanche essere rimasti fuori, perché questa struttura di rimbalzo è molto pericolosa. Quindi, una eventuale fase di dump all'interno di questa area intorno ai 26.000 dollari potrebbe tranquillamente essere acquistata per questo tipo di operatività. Detto questo, ragazzi, quindi cosa succede? Che secondo me questa fase per trader andrebbe strettamente tradata. Però questo ingresso, come vi dicevo, che può avvenire in una fase anche di leggero dip, come sta facendo in questo momento il mercato, quindi in questa zona 26, poi parliamo di pochi punti percentuali, quindi veramente il nulla da un punto di vista di trading, deve essere protetta, ragazzi. Il rischio è grave che prendete lo stop. Questo lo dico proprio chiaro, perché in questa fase, se una roba del genere va bene, il mercato ritorna a salire e poi ci brecca questo livello, allora siamo in una botte di ferro, perché a noi serve questo ingresso prima dell'eventuale break per proteggerci da un pump improvviso. Cioè, se dovesse avvenire una cosa del genere, poi le posizioni short, magari che sono ancora aperte, vengono chiuse, il mercato sale velocemente, non vi dà il tempo di entrare. Quindi che cosa succede? Noi dobbiamo assumerci il rischio dell'opposizione in questa fase. Ovviamente non sono consigli finanziari, ragazzi, stiamo ragionando insieme per spiegarvi perché a volte è meno rischioso in questo caso entrare un po' prima subendo magari uno stop piuttosto che il contrario. Perché proprio una cosa del genere sarebbe deleteria, perché se il mercato va a breccare questo livello, poi ci fa un pump improvviso e non riusciamo a entrare. Lo fa all'interno di una giornata e non ci sono prezzi. Quindi a volte è meglio assumere un po' più di rischio. Quindi io personalmente, al di là della posizione che avete visto, la considero appartenente a questa logica qui. Quindi la posizione sarà riaperta, tra virgolette, intorno ai 26 e qualcosa, con queste dip, quindi andando a fare quelle posizioni di trading, nell'attesa che Bitcoin inizi un nuovo ciclo mensile. Perché questo è il concetto di fondo, cioè, se da qui è iniziato un nuovo ciclo mensile, noi dobbiamo cavalcare questo ciclo mensile. Se invece questa fase rialzista appartiene al precedente ciclo mensile, che ancora non è stato chiuso, ed essendo solo 21 giorni la possibilità che ancora non sia stato chiuso, c'è e come, è questo il problema. Allora lì saremo stoppati in losso inevitabilmente, perché il mercato andrà giù e noi prenderemo il losso. Poi, quando magari il mercato farà un nuovo minimo, però avremo l'occasione di poter rientrare a quel punto con un margine di sicurezza aumentato a livello di probabilità che il mercato stia effettivamente andando a chiudere il ciclo mensile. Morale della favola: questa è una fase dove bisogna tentare queste fasi di ingresso. Vi serve la formazione se le avete. Se siete oltre da 21, non fate niente. Guardate queste cose, che è molto utile da comprendere. Però qual è la questione, ragazzi? Se Bitcoin in effetti sta iniziando un nuovo ciclo mensile, il nuovo ciclo mensile è probabilmente anche il primo del nuovo trimestrale. C'è da dire che il semestrale è un po' cortino, perché qui siamo a 206 giorni, cioè non è corto per un semestrale, ragazzi. Però a volte Bitcoin in queste fasi fa dei cicli annuali molto lunghi, quindi è anche possibile che questo mensile magari appartenga effettivamente a un nuovo ciclo, quindi un nuovo mensile, però non sia magari proprio il primo
del semestrale, bensì quello di chiusura del semestrale, che quindi in questi 30 eventuali giorni, l'ho fatto in modo tecnico, noi potremmo magari assistere a una cosa del genere con un classico pump and dump a chiudere i giochi con una specie di lingua e di doppio minimo. Quindi consistentemente un tentativo di rimbalzo che va male. Cioè fa una app iniziale e quindi il trade che vi dicevo va fatto, perché noi dobbiamo esserci su quel grafico lì, perché se le cose poi non vanno così ma vanno bene, continua a salire, non riusciamo più a entrare, quindi bisogna esserci. Però questa idea noi ce la porteremo tutto il mese in questione, quindi questo mese al momento ho deciso che faremo questa cosa, traderemo insieme proprio sul canale questa operazione, vediamo che succede, sarà un macello sicuro, va bene, questa roba qui, e vediamo che cosa succede. Questa view la seguiremo tutti quanti insieme, ragazzi, quindi andiamo a vedere questa fase, se riesce a sfondare, e quindi se effettivamente è un nuovo mensile. Poi da qui in poi, dalla struttura in poi, andremo a capire se effettivamente questa struttura, così come vi ho delineato, può essere effettivamente accettata, perché l'allungamento magari con un doppio minimo, una fase di ripresa a 236 giorni dalla chiusura di tutta questa fase, con uno snodo che crea proprio la curva che a noi serve, quindi vedete questa struttura magari fatta così di inversione, cambierebbe completamente, cioè renderebbe questa view estremamente precisa. Quindi questo è un mese di attesa e da trader fatto in questo modo, secondo me è la soluzione migliore. Perché attendere la fine del mese non va bene? Perché se questa view è sbagliata e da qui inizia un nuovo semestrale, Bitcoin ce ne va qui, poi mi dite come facciamo a entrare a quei livelli. È sbagliato per questo, ragazzi. Noi dobbiamo prevedere sempre la possibilità che anche quelle view che stiamo vedendo non si vadano a verificare. Quindi che succede se invece poi le cose mi vanno contro quello che ho detto, e quindi in questo caso se io non entro in una posizione e poi invece va a favore, insomma, bisogna starci e capire questa cosa. Allora andiamo a vedere il grafico velocemente, il grafico Bitcoin contro il Nasdaq, e poi parliamo di Bitcoin e Ethereum con il grafico della decisione che ho preso. Quindi vi ho detto quello che farò in questo mese su Bitcoin, e l'operazione ve l'ho fatta vedere anche su Bitget eccetera, ma comunque la riapro con quei prezzi, insomma, che vi ho detto in questa settimana stessa. La struttura di Bitcoin contro Nasdaq, intanto questa fase ribassista che è la chiusura del ciclo semestrale di Nasdaq Bitcoin, quindi questa struttura fatta in questo modo, teoricamente dovrebbe avere questo tipo di andamento ad M. Allora, cosa significa? Significa che stiamo arrivando ad uno snodo dove dovremmo avere teoricamente più forza da parte di Bitcoin e meno di Nasdaq. D'altronde questa cosa ci può stare, perché Nasdaq è salito veramente tantissimo, ha fatto dei up notevoli, Bitcoin è rimasto invece al palo, e quindi la questione di avere Nasdaq che è più debole, diciamo, ci può stare, perché magari Nasdaq va a chiudere questa struttura ciclica mentre Bitcoin dovrebbe salire. Ora, questo però significa anche un'altra cosa, se è vero questo grafico, ragazzi, che Bitcoin dovrebbe salire di vita propria, e qui siamo in un dubbio. Come e perché Bitcoin dovrebbe salire di vita propria se questa struttura ciclica ci indica che temporalmente la differenza di prezzo tra Nasdaq e Bitcoin dovrebbe essere saturata, cioè dovremmo essere al limite? E allora l'unica soluzione che mi viene in mente è qualche news strettamente correlata a Bitcoin, fortemente rialzista per Bitcoin, che faccia in modo che Bitcoin si decorreli questa volta in maniera positiva nei confronti di Nasdaq, e che quindi abbia una correlazione inversa. Se no, poi alcuni di voi che fanno statistica mi punzecchiano su queste cose, giuste ovviamente, ragazzi, però a volte non è facile, no? La terminologia semplice a volte si scontra con quella corretta. Allora, se si crea questa correlazione inversa in questa fase, significa che da una parte Nasdaq scende, dall'altra Bitcoin sale, e quindi significa che c'è una news strapotente su Bitcoin, ragazzi. Quale secondo voi potrebbe essere questa news? Scrivetelo nei commenti, vediamo se tiriamo ad indovinare. Se avviene un evento del genere,
secondo me avviene causa news di un certo tipo, totalmente non attesa in questo momento, una cosa fuori dalle righe. Quindi questo è l'unico modo, insomma, per cui una view del genere secondo me potrebbe andare a verificarsi, a meno che non potremmo assistere magari al fatto che Bitcoin resti stabile e invece crash a Nasdaq, insomma, però la vedo un po' una situazione un po' strana. C'è da dire un'altra cosa: questa gamba ribassista del mercato delle cripto e quindi Bitcoin contro Nasdaq è molto pronunciata per essere un primo close di un semestrale di un ciclo annuale forte. Questo ci impone molta prudenza, perché sembrerebbe che o da qui abbiamo, appunto, come vi dicevo, un siluro a riportarci in questa zona e quindi molta forza relativa di Bitcoin rispetto a Nasdaq, oppure, ragazzi, bisogna stare molto attenti, perché può essere che questo ciclo di Nasdaq Bitcoin sia non forte, e quindi questa struttura, che poi va naturalmente a chiudere in questa zona, potrebbe fare una cosa del genere. Quindi potremmo avere in sostanza l'intero anno con cripto non fortissime rispetto al Nasdaq 100. Questo è anche molto significativo di chi magari si aspetta dei crash abnormi nell'ambito del sistema classico dell'economia old. I dati non dicono questo, il trend non dice questo. Poi può avvenire, ovviamente, come vi dicevo, nell'ipotesi in cui Nasdaq scende e Bitcoin continua a spingere. Quindi questo grafico, ragazzi, va strettamente monitorato, però questa zona ribassista è stata molto pronunciata, molto di più, vedete, degli altri anni. Questo per esempio era il primo annuale dopo il bear market del 2018, questa è la struttura del bear market del 2018. Guardate che cosa ha fatto il primo annuale Nasdaq, Bitcoin Nasdaq nel 2018. Cioè, sì, è vero che ha fatto questa campana finale, ma questa è proprio chiuso l'annuale, ma guardate che up. La stessa cosa anche nella fase post pandemia. Qui è stata una fase del genere, non molto pronunciata, però la fase ribassista non è avvenuta. Qui invece abbiamo una fase non molto pronunciata di rialzo con una pesante fase ribassista. È un po' anomala, è diversa ed è molto simile a questa qui, ragazzi. Non so se notate la similarità, quindi potremmo assistere magari a un evento del genere, e se appunto nella fase di rialzo non ce la fa questo grafico a riportarsi in questa zona, attention please, stiamo con i semafori rossi spianati, e poi andremo a guardare, perché una cosa del genere è molto significativa, abbiamo visto anche molto significativa di quello che può accadere poi alle cripto stesse in tanti sfaccettature. Quindi questo è importantissimo da andare a vedere. Ultimo grafico, è un video un po' più lungo del solito, ragazzi, anche perché sto ancora un po' maluccio con sta voce e non riesco a parlare molto veloce. Allora, già, io sapete che, insomma, non parlo velocissimo, allora mi ascoltano tutti a 1x. Allora, che cosa ho deciso sulla questione Ethereum Bitcoin, ragazzi? Ho deciso che da qui al prossimo mese, fino al prossimo mese, o al superamento di un livello che adesso vi indico, non copro più ETH rispetto a Bitcoin. Quindi nelle mie posizioni hold e di investimento di questo mese, quindi è un trade sostanzialmente, escluderò Ethereum per la questione, appunto, legata a questo ciclo, a meno che Ethereum non vada di sopra di questo livello Ethereum Bitcoin. Perché? Perché siamo in uno snodo anche qui, e il rischio c'è che Bitcoin performi molto meglio rispetto ad Ethereum, perché siamo nella fase finale di chiusura di questa struttura ciclica, che dovrebbe avvenire nell'arco di questi mesi. Quindi siamo in questa zona, siamo entrati a cavallo proprio a maggio, adesso siamo a giugno, può arrivare fino a agosto, settembre, questa zona qui. Quindi questa fase, tutta questa area che vi ho dipinto, io mi attendo un minimo del grafico Ethereum Bitcoin. Se avviene un minimo di Ethereum Bitcoin, significa che Bitcoin performa meglio di Ethereum, sia se scendiamo sia se saliamo. E in questa situazione non è conveniente, secondo me, switchare e dividere la posizione tra Bitcoin e Ethereum. Preferisco a quel punto only Bitcoin. Ma è anche un po' significativa questa cosa, perché c'è un po' l'idea, no, che anche un app solo di Bitcoin, un po' solitario di Bitcoin, potrebbe far coincidere queste view, sia lato Nasdaq sia lato Ethereum, perché noi qui abbiamo necessità di avere un app solitario di Bitcoin che porti down questo livello
di grafico e ci faccia fare il minimo finale del ciclo quadriennale e quindi anche molto importante. Tra le altre cose, questo ciclo annuale iniziato al giugno 2022 ha anche un massimo nella prima parte. Solitamente i cicli del genere sono ribassisti. Non è una cosa che deve essere in quel modo, non è un deve, può essere in quel modo, ma la probabilità è più alta del solito. Questo significa che la probabilità che andiamo addirittura al di sotto di questo livello più alta del solito. Questo è, ragazzi, ora può essere che non si verifica, ovviamente sapete, questo è uno spread, quindi non è che tradiamo questo, però non è che saremo fuori comunque da un eventuale rialzo. Semplicemente sto switchando Bitcoin e basta, cioè non vado su Ethereum, ho deciso di fare così per un mese e mezzo fino a quando non cambiano le carte, quindi non mi inverte il trend di questo grafico, perché secondo me non è conveniente. Già comunque in ogni caso Bitcoin resta sempre Bitcoin, quindi non è che insomma facciamo una cosa sbagliata non andando su ETH, però non conviene secondo me in questa fase. Poi invece dalla chiusura di questa struttura in poi sì, cambierò ovviamente atteggiamento anche lì, quindi anche qui queste saranno news che secondo me nell'arco del prossimo mese, un mese e mezzo circa, dovremmo andare a considerare, a meno che questo grafico appunto non vada a invertire. Come può andare a invertire? Se già torniamo in questa zona di pricing 0.08, quindi se noi entriamo in una fase di 0.08 significa che qui è iniziato una nuova struttura e quindi può essere sbagliata questa views, possiamo andare a fare il massimo nuovamente dell'annuale, insomma a quel punto questa views viene meno, ma fino a quando non viene toccato questo livello, secondo me questo grafico ci impone di essere strettamente only Bitcoin holder e non Ethereum holder in questa fase, per questioni di convenienza. Non vi sto dicendo che Ethereum crash, vi sto dicendo che probabilmente sale di più Bitcoin, o se scendiamo scende di meno Bitcoin, e questo quindi ci impone di avere maggiore attenzione a detenere ETH. Quindi da qui in poi la mia fase hold e i miei buy su ETH si stoppano e tutto il capitale dedicato a ETH si switcherà su Bitcoin, quindi sarà uno only Bitcoin in questa fase, tranne che per un mini portafoglio di criptovalute che nel mese di luglio sto andando a delineare. È un progetto interessante, ve ne voglio parlare nei prossimi video, ragazzi, perché sto andando a delineare un progetto nuovo che vorrei anche aprire a più persone, con un canale dedicato all'interno della community, con un accesso appunto per più utenti, quindi non soltanto quelli dell'Academy, eccetera. È un'idea che c'è in testa, quindi la sto delineando, quella appunto di avere delle cripto, un portafoglio cripto da delineare proprio nella fascia temporale che vi sto dicendo, quindi da qui ad agosto, perché secondo me questo è un periodo molto molto interessante, ma anche molto difficile, ragazzi, quindi non vi considerate non considerate che non potremmo assistere a veri crash nel settore cripto, proprio non Bitcoin, cripto, in quel caso appunto sangue sotto i ponti, no, si dice così. Va bene, per oggi è tutto, fatemi sapere anche cosa ne pensate di questo progetto e noi ci rivediamo nel prossimo video.